Nel Vangelo di oggi, secondo Giovanni, dal capitolo 8, versetto 21 e seguenti, leggiamo che viene posta una domanda a Gesù. «Tu chi sei?» Gesù disse loro, «Proprio ciò che vi dico, avrei molte cose da dire e da giudicare sul vostro conto, ma colui che mi ha mandato è veritiero, ed io dico al mondo le cose che ho udito da lui». Non capirono che egli parlava loro del Padre. La gente che sta discutendo con Gesù nel Vangelo di oggi non è proprio ben intenzionata. Nel dialogo con loro, Gesù afferma il suo essere dal Padre, del Padre e nel Padre, ma la saccenteria e la pochezza di quelle persone non gli permettono di cogliere nell'espressione di Gesù «Io sono» il nome che Dio stesso aveva rivelato a Mosè al roveto ardente nel deserto del Sinai. Il nome di Dio, quell'Io sono, vuol dire «Io opero, io mi interesso di te, io sono colui che agisce per la tua salvezza e per la tua liberazione». E loro questo non lo capiscono. Come ancora oggi noi non capiamo che Gesù è quel Dio intimo a noi più di noi stessi. Disse allora Gesù, «Quando avrete innalzato il Figlio dell'uomo, allora saprete che io sono, e non faccio nulla da me stesso, ma come mi ha insegnato il Padre, così io parlo. Colui che mi ha mandato è con me e non mi ha lasciato solo, perché io faccio sempre le cose che gli sono gradite». È nell'esperienza di vederlo crocifisso che avremo finalmente chiara l'idea di cosa significa amare. La sua morte in croce non è messa lì per farci venire sensi di colpa, ma per farci capire quanto siamo amati e a che amore siamo chiamati tutti. Gesù innalzato da terra è colui al quale guardare per non lasciarci scoraggiare e vincere dai nostri limiti, dalle nostre corte vedute. Ogni volta che il peccato, il male ci prende e vuole morderci, e anche quando ci ha già morsi, non arrendiamoci, ma volgiamo lo sguardo in alto a colui che è stato trafitto e che ha dato la vita per noi. Null'altro ci viene chiesto se non questo sguardo in alto, verso orizzonti pieni di cielo. A tutti auguro una serena e buona giornata nella pace del Signore.